quelli che hanno ordinato l'attacco contro gli studenti, che li hanno fatti bastonare, che li hanno portati in questura, non sono uomini nuovi. Sono quelli del 64, quelli del 60. Sono gli uomini del SIFAR, tanto per intendersi. Un generale dei carabinieri che preparava campi di concentramento, adesso comanda un po' di più. Un generale di brigata è diventato generale di divisione. Il generale Ciglieri, quello che ha mistificato il ministro Tremelloni, tagliato i documenti, falsificati perché il processo andasse come andato, quello è stato promosso, ha ricevuto una stella di più, una stella al merito della menzogna. Al ministro Tremelloni poi daremo il premio di bontà per la notte di Natale. Il ministro socialista è mansueto verso i generali, soprattutto quelli dei carabinieri. Sono i generali dei carabinieri meno mansueti. E meno mansueto è il governo quando si tratta di studenti o di pensionati. È bastato che un professore, il presidente Parini, dichiarasse che non voleva i poliziotti contro i suoi ragazzi, che il ministro Gui lo ha fatto sospendere entro 24 ore. Era il professor Mattalia. E il ministro Gui, democristiano, ha come sottosegretario un senatore socialista, il senatore Caleffi, il quale non ha protestato, come non ha protestato il sottosegretario socialista Amadei, che è col ministro della Polizia Taviani. Ma veniamo a una questione che il processo non ha certamente chiuso, la questione dello spionaggio politico. 157.000 dossier, 157.000 nomi di uomini e di donne del nostro paese, 4.500 preti persino. E l'onorevole Andreotti, quello che ha preferito non querelarmi come gli ho chiesto più di una volta per non far chiasso, ha detto che non sapeva. 157.000 vicende e pubbliche e persino private. Ecco, questo è un dossier, non del SIFAR naturalmente, sono i dati di tiratura dell'unità. 157.000, ho fatto il conto. In uno scaffale ce ne stanno 250, in una stanza 1.000, 157 stanze. Poi naturalmente per un servizio così delicato un posto di guardia ci sarà pur voluto ad ogni piano. Un ufficio per il direttore, uno per il vice direttore, qualche segretario, gli uscieri, il laboratorio per le fotocopie, magari negli scantinati, il laboratorio per le chiavi false, anche quello avrà pure occupato un certo spazio. Ecco che i piani del SIFAR diventano i piani di un palazzo. Si è impiegato un esercito di dattilografi, o si è impiegato una parte del nostro esercito, soltanto per dattilografare il materiale di 157.000 dossier, per tenerli a posto, per curarli, e poi una sala per le riunioni riservate, e chi telefonava, dove arrivavano gli informatori. Ecco che questo palazzo cresce, i piani del SIFAR sono proprio quelli di un grattacielo, e da questo grattacielo partiva una ragnatela di informatori, di comunicazioni. Se pensate che hanno schedato persino gli allievi della nostra scuola, se pensate che per ogni informazione se ne facevano almeno 6 copie, un esercito, abbiamo detto, e anche dei miliardi. Ecco, questa è una scheda che doveva servire a segnalare le opinioni e i precedenti politici dei candidati alle elezioni comunali di Orbetello. Pensate che lavoro. E il ministro Andreotti continua a dire non sapevo. Adesso lo hanno fatto ministro dell'industria. Ma se scompare la Fiat che cosa ci dirà? Che non ne è venuto a conoscenza? Dei 157.000 dossier nessuno sapeva nulla, né se ne preoccupava. Hanno cominciato a preoccuparsene quando ne sono scomparsi 35. Chi se li ha portati a casa? Ecco che uno scandalo si è intrecciato nell'altro scandalo. I ricatti, il silenzio e quelli che dovevano chiedere la commissione d'inchiesta, perché a un certo momento sono comparse persino fotocopie di ricevute che dovrebbero dimostrare che i ministri socialisti hanno preso soldi del SIFAR, quelli hanno voluto il silenzio perché la Democrazia Cristiana ha chiesto che non si parlasse. Moro, La Malfa, Nenni non hanno voluto la commissione d'inchiesta.
ma i socialisti avrebbero dovuto essere i primi e almeno avrebbero dovuto ricorrere, come ha detto loro il compagno Amendola alla Camera, all'articolo 74 del regolamento. Ecco, l'annuario parlamentare, anzi, ecco il regolamento. L'articolo 74 autorizza ogni deputato che è colpito nella sua onorabilità, e qui c'entrava persino la famiglia, a ricorrere a una commissione di deputati che dicano, che accertino come stanno le cose. Neppure questo si è voluto fare. Moro ha detto di no all'inchiesta e i socialisti hanno detto di sì a Moro. Pietro Nenni aveva annunciato che dopo il processo avrebbe parlato del 1964. Il processo, la condanna sono venuti, Pietro Nenni ha taciuto. Ma bisognerà pur vederci chiaro, e noi comunisti non abbiamo rinunciato. In quel grattacielo, in quelle cantine, se volete, dobbiamo andare a vederci chiaro. Quei ministri sono rimasti ministri, quelli che hanno protetto e promosso i generali, chiedono di ritornare ministri, e quei generali sono rimasti al loro posto. Noi non pensiamo che si tratti soltanto di un problema, e tantomeno di un problema di storia antica. Noi pensiamo che bisogna vedersi chiaro. Anche per questo il 19 di maggio potrebbe contare qualche cosa. È tramontata la quarta legislatura, ingloriosamente. Tre governi di centrosinistra in cinque anni di compromessi, soperchierie, menzogne. Il leader di un partito al governo, la Malfa, ha ammesso: abbiamo sbagliato, il paese ci deve giudicare e punire. Le porte del Parlamento si sono chiuse di fronte ai problemi non risolti. I superstiti del terremoto siciliano, vittime degli antichi e nuovi mali del sud, della corruzione e dell'impotenza, si trovano di fronte a un governo che, in attesa delle elezioni, fa soltanto ordinaria amministrazione, cioè niente. Ma che cosa faceva prima? Nei suoi ultimi giorni di vita il governo ha offerto ai pensionati una legge inaccettabile in un paese civile e che ha fatto insorgere con indignazione tutti i lavoratori italiani. È stato offerto un aumento di 1.200 lire a chi dovrebbe vivere con 10 o 12 mila lire al mese, mezzo chilo di caffè elettorale che è stato rifiutato. Milioni di lavoratori sono scesi in campo scioperando per i diritti di chi non può scioperare e perché rifiutano la prospettiva di sopravvivere dopo una vita di lavoro come mendicanti. Tra giovani e vecchi, lavoratori e studenti, è nata una nuova solidarietà. Il governo di ordinaria amministrazione continua purtroppo ad amministrare anche l'università, dove il manganello della polizia sostituisce le buone leggi. Anche all'università tre governi di centrosinistra in cinque anni sono riusciti a creare il caos. Ma come la Bibbia insegna, è dal caos che è nato il mondo. La gioventù universitaria, come i giovani operai e contadini, si batte per un rinnovamento radicale. È perfettamente cosciente che non si può rinnovare la scuola senza cambiare la società. Uno studente ai poliziotti che manganellavano ha gridato: noi lottiamo perché anche i vostri figli vadano a scuola. ...24 febbraio 1968, una data importante nella storia francese del dopoguerra. Dopo anni di divisioni e di polemiche, le due forze politiche fondamentali del mondo operaio e democratico di Francia, il Partito Comunista e il Partito Socialista appartenente alla sezione internazionale operaia, hanno sottoscritto un accordo politico per il rinnovamento democratico della Francia verso l'obiettivo del socialismo. L'accordo riguarda i problemi base del paese, dalla necessità del superamento della costituzione autoritaria gollista all'avvio di riforme che favoriscano lo sviluppo socialista della Francia. L'onorevole Roland Leroy, membro della segreteria del Partito Comunista Francese,
ha così sintetizzato il giudizio che i comunisti danno dell'accordo. L'asse fondamentale dell'unione delle forze di sinistra in Francia è evidentemente la cooperazione sempre più stretta fra comunisti e socialisti, e particolarmente fra Partito Comunista Francese e Partito Socialista Sfio. Al suo centro sta l'unità delle forze operaie nel quadro dell'unione delle forze della sinistra del nostro paese. L'accordo PCF-Sfio non è stato un'intesa al vertice, ma lo sbocco di un processo unitario che era già molto avanzato fra i lavoratori e nelle loro organizzazioni di base. Questo processo ha dato recentemente i suoi frutti anche sul piano delle lotte operaie, contadine e dei pubblici dipendenti. Un esempio anche per l'Italia. Se ne rendono perfettamente conto i lavoratori italiani che in terra francese hanno cercato un lavoro che in patria non riuscivano a trovare. Ecco alcune impressioni di lavoratori italiani in Francia. E insisto a dirlo che l'unità alla base in Francia è avvenuta attraverso il peggioramento continuo delle condizioni dei lavoratori e di conseguenza, discutendo tra di loro, hanno creato una forza e hanno spinto le organizzazioni più al vertice a cercare di fare un accordo. Sì, io sono d'accordo, perché se la classe, diciamo, se i comunisti e i socialisti, una volta che hanno trovato un accordo fra loro due, e che potrebbero ottenere nell'insieme della nazione la maggioranza assoluta, sia nelle legislative, e potrebbe molto profitto la classe operaia. Noi viviamo in mezzo agli operai perché siamo operai anche noi, e di queste discussioni ne facciamo tutti i giorni. E in queste discussioni noi troviamo che quelli che non hanno mai votato voterebbero domani se questa unità si farebbe. I socialisti italiani hanno fatto tutto il contrario di quello che avrebbero dovuto fare. Hanno posto l'alternativa al governo andando con la borghesia, con i reazionari, ed abbandonando i suoi elettori di sinistra, di base. E avevano fatto un calcolo dei 2 milioni di voti che corre tra comunisti e socialisti e democristiani, perché dico la maggioranza con i comunisti non la potevamo avere. Tanto è il contrario il fatto che qui si può avere in Francia tra socialisti e comunisti, perché si dà della spinta ai lavoratori e che votano con fiducia e in massa più di quello che si poteva prevedere. Quei 2 milioni di voti che in Italia mancavano sarebbero già superati adesso. Come si sono condotti i socialisti inglesi e i socialisti italiani hanno fatto mutare la direzione dei socialisti francesi. Allora, questi socialisti francesi hanno scelto l'unità, perché l'unità è quella che paga, è quella che per loro, e anche sembra una verità, domani possono andare al governo con qualche cosa di positivo, io credo. Dal professor Pierre Côte, deputato indipendente eletto nelle liste del Partito Comunista Francese, ex ministro dell'aviazione negli anni del Fronte Popolare, abbiamo raccolto il seguente giudizio sull'accordo. Nous avons maintenant une nouvelle union des forces de gauche. Siamo arrivati adesso a una nuova unione delle forze della sinistra. Non è evidentemente molto facile da realizzare, ma io sono convinto che essa lo sarà. In effetti, se esaminiamo la situazione, scorgiamo fattori che sono più favorevoli e altri che lo sono meno. Tuttavia, se facciamo un bilancio, constatiamo che i fattori favorevoli contano di più. Un fattore sfavorevole è dato dal fatto che in tutti i paesi d'Europa, e anche su scala mondiale, il capitalismo si è rafforzato. Forse ciò è accaduto soprattutto in Francia, a causa del regime che abbiamo. Il fattore favorevole è in primo luogo il fatto che la classe operaia ha acquistato un'esperienza che prima non aveva e una più grande maturità politica. C'è poi, soprattutto, il fatto che nella preparazione attuale dell'unione delle forze della sinistra domina una volontà di intesa che si è fatta più forte e più seria. Questo dovrà permettere alla Francia di sbarazzarsi in primo luogo del gollismo, ma soprattutto di costruire una democrazia più sana, più libera, più progressiva. Pietralata, una grossa borgata romana. Un torrentaccio sporco e aggressivo, l'Aniene, ne delimita i confini. Un grande agglomerato di case tetre e di misere baracche, abitato da 140.000 persone, la popolazione di un'intera città. Eppure questa borgata, grande come una città, può contare soltanto su qualche raro e inattrezzato ambulatorio, ma non su un solo ospedale.
Allora, mi racconti allora che cosa è successo a suo marito? È successo che una volta gli ha muzzicato una vipera e prima che è venuta l'ambulanza da Ostienza a venire qui è arrivata a tempo in ogni modo e ci vorrebbe in ospedale nelle vicinanze perché succede in caso grave, sta troppo lontano. E secondo voi quando le volte si arriva al policlinico ci stanno mai posti, mandano tutti allo sprofondo. Un'altra volta si doveva ricoverare per un occhio che doveva essere operato, hanno mandato a casa 3-4 giorni e ho dovuto fare ricovero urgente di notte a San Giovanni perché il policlinico non c'era niente da fare. Quanta gente ha bisogno di cure ospedaliere in una borgata come Pietralata? Ci vivono decine di migliaia di famiglie di operai, di muratori, di artigiani occasionali, di disoccupati. Gente che non può ammalarsi, perché se lo fa, anche se il medico ordina il ricovero in ospedale, deve aspettare settimane, mesi, prima che venga il suo turno. Non c'è ospedale a Pietralata e quelli dei quartieri centrali di Roma sono in condizioni spaventose. Le inchieste più recenti hanno accertato che nella capitale mancano almeno 26.000 posti letto. Nei periodi di punta i degenti sono sistemati in terra, su materassi allineati nelle corsie e nei corridoi. Nei reparti maternità la vergogna civile raggiunge il suo culmine. Le partorienti sono sistemate su giacigli di fortuna, spesso distesi anche questi sul nudo pavimento. Può accadere, ed è realmente accaduto, che una madre sia informata della morte della sua creatura 3 giorni dopo il decesso. Accanto alle corsie, dentro i reparti, nel sottoscala, nei locali di servizio, le condizioni igieniche sono tra le più paurose. È così solo a Roma, solo a Pietralata? Tutto il nostro paese è privo di attrezzature sanitarie adeguate. Le statistiche affermano che occorrono agli italiani almeno 280.000 posti letto in più di quelli esistenti. L'Italia, sul piano dell'assistenza ospedaliera, è l'ultima in Europa. Meno di 4 posti letto per ogni 1.000 abitanti, rispetto ai 18 dell'Unione Sovietica, ai 14 della Svezia e agli 11 dell'Inghilterra. Mia figlia ha portato la buva, insomma mia nipotina, all'ospedale e non gliela volevano accettare, la volevano mandare al Bambin Gesù. La ragazzina, insomma, non era grave, però la potevano pure accettare. E perché non voleva andare al Bambin Gesù? È perché era troppo distante, questa mamma c'ha... Lei abita a San Basilio, c'hanno altri 2 bambini, che uno c'ha 2 anni, un altro c'ha 3 anni e questa qui che c'ha 6 mesi. E come faceva lei? Stava sola? Si è dovuta mettere a piangere per accettarla. Stavo sulla via di Burtina e camminavo a mano mia, a una macchina con una signorina sopra, mi ha ficcato sotto e se ne è ita. Sono stato 2 ore e mezza lì per terra, nessuna macchina si fermava. Si è fermata una macchina con 2 giovanotti, mi hanno portato sotto casa. Dopo mi genero, mi ha preso e mi ha portato all'ospedale. E che cosa aveva? E il femore rotto e la spalla rotta. Mi devono togliere il gesso, ma però all'ospedale non mi pieno se non ho i soldi per pagare o qualche cosa per la tessera di povertà o un foglio di lavoro. La scienza medica, la chirurgia camminano con passi da gigante. Tessuti e interi organi, che come il cuore erano considerati una volta intoccabili, sono oggi manipolati dal chirurgo e addirittura sostituiti. In Italia mancano i posti letto. Proliferano invece gli ospedali fantasma, ospedali costruiti per le più innominabili speculazioni e poi abbandonati, inutilizzabili. Ospedale fantasma è il Policlinico di Messina, abbandonato e inservibile. È costato 1.230.000.000 di lire. Un tumore può essere ricercato sino nella massa del tessuto cerebrale, ma l'addestramento delle equipe chirurgiche e le apparecchiature di ricerca, di cura e di intervento sono estremamente costose. Costose come gli ospedali di Paternò, in provincia di Catania, di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Inutilizzabili ospedali fantasma che hanno arricchito soltanto gli speculatori. La nuova legge prevede la costruzione di nuovi ospedali nelle zone di maggiore necessità. Ospedali fantasma, come quello di Acqua Partita, in provincia di Forlì, costato 500.000.000. Ruotano intorno a questo settore gli interessi più loschi, dalla speculazione edilizia al traffico degli ammalati da prendere alla gola per passarseli da una clinica privata all'altra. Gli ospedali fantasma sono l'unico triste primato italiano, il primato del nostro Ministero della Sanità, l'unico di questo Ministero fantasma. Thank you.
un'azione, una più seria e realistica protezione, ed una più disciplinata accettazione dell'ordine costituito dal programma che valgano nella nostra vita nazionale. E dobbiamo sperare nel domani, e dobbiamo sperare nel domani. Thank you.